Oddio, oddio, il mercato delle criptovalute sta precipitando. Ciao, sono Zane di Turbola.it e se anche tu hai affermato questa frase almeno una volta negli ultimi mesi, stai tranquillo perché sei in ottima compagnia. È vero, il mercato delle criptovalute sta scendendo ed anche molto rapidamente. Tutti coloro che ci hanno investito tanti soldi probabilmente stanno perdendo già qualcosa e quindi inizia a dilagare il panico. Bene, in questo video vorrei fornirti un paio di suggerimenti che possono, secondo me, aiutarti a vivere questo periodo difficile in modo sereno e, perché no, anche proficuo. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il primo aspetto che dobbiamo considerare quando attraversiamo un momento di difficoltà per le criptovalute è ricordare che si tratta di un mercato estremamente speculativo in cui c'è un'elevatissima volatilità. Cosa significa? Che quando le cose vanno bene e il prezzo cresce di 15, 20%, 30%, addirittura raddoppiamo il valore del nostro investimento in un solo mese, stiamo giocando con il fuoco. Ovvero, nessun altro mercato tradizionale come quello azionario o quello dei bond, quello degli ETF, quello delle proprietà immobili, nessun altro mercato cresce ai ritmi in cui crescono le criptovalute quando il loro mercato tira veramente forte. Questo significa che il mercato ha un'elevata volatilità, ovvero la differenza di prezzo tende ad essere molto accentuata. Ovviamente tutti quanti ce ne strafreghiamo bellamente fino a quando le cose vanno bene, ma un mercato di elevata volatilità è caratterizzato anche da tonfi molto bruschi e molto improvvisi. Quindi, tanto per stare tranquilli, se siamo in questo mercato, abituiamoci a giocare con la volatilità. Il prezzo sale molto rapidamente quando le cose vanno bene, scende molto rapidamente quando le cose vanno male. È semplicemente il mercato che funziona in questo modo. Non c'è nulla di strano e non significa che è arrivata la fine di Bitcoin. Per vivere in modo sereno gli andamenti negativi del mercato delle criptovalute, poniamoci sempre questa domanda: i fondamentali sono cambiati o sono ancora gli stessi di quando abbiamo acquistato le monete magari qualche mese addietro? In questo momento, tutte le volte in cui io mi pongo questa domanda, la risposta è che i fondamentali non sono assolutamente cambiati. Ovvero, Bitcoin proponeva un metodo sicuro e decentralizzato per raggiungere un consenso. Che cosa significa? In poche parole, scambiarsi dei soldi senza bisogno di banche o altre istituzioni centrali. Questo era vero su Bitcoin a settembre, esattamente come lo è oggi e come lo sarà fra probabilmente 10 anni. Che cosa potrebbero cambiare come fondamentali? Se venisse scoperta una grave vulnerabilità, oppure semplicemente che il meccanismo non sta più in piedi, oppure che non ci sono più miner che facilitano le transazioni e quindi consentono di raggiungere un consenso in maniera distribuita. In questo momento non c'è alcun motivo di panicare, nel senso che i fondamentali sono rimasti immutati. Anzi, la tecnologia di Bitcoin sta evolvendo molto rapidamente e in linea di massima il mercato delle criptovalute dal punto di vista tecnologico e di funzionamento non è mai stato così florido. Quindi che cosa significa questo? Semplicemente che il mercato sta attraversando una fase in cui, non essendo cambiati i fondamentali, si sta semplicemente ritracciando dopo un'esplosione di valore come c'è stata nel corso dei mesi precedenti. Quindi si tratta semplicemente di un comportamento naturale del mercato. Ora, questo non significa che non possa tutto andare a zero già direttamente domani. Comunque, facendo riferimento ai fondamentali, non sono cambiati e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli che non ci sono dei motivi forti ed intrinseci per cui un mercato che ha funzionato fino adesso domani non dovrebbe più funzionare. A tutti gli amici che stanno vivendo veramente male questo crollo di prezzo delle criptovalute, dico una cosa sola. Amici miei, probabilmente avete investito troppo in criptovalute. In un mio articolo precedente raccomandavo di investire 1000 euro alle persone normali e, ancora prima di investire questa piccola ma grande somma, di mettersi in una condizione di sicurezza per poterlo fare.
Anche a chi aveva tanti tanti soldi suggerivo di rivolgersi innanzitutto a un professionista qualificato e comunque di non andare mai oltre i 10.000 euro di investimento in Bitcoin, proprio perché si tratta di un investimento altamente speculativo nel quale si può guadagnare tanto, ma è altrettanto probabile che si possa anche perdere tanto. Inoltre il mercato non è regolamentato e in questo momento fa un po' il bello e il cattivo tempo chi ha tanti soldi e chi ha tanti Bitcoin, che può influenzare il mercato e manovrarlo scaricando molte monete sul mercato. Quindi in questo momento io raccomandavo a tutti di andarci piano. Guardate il video precedente di qualche mese fa. Bene, chi ha seguito questa linea di pensiero ha sposato la filosofia che raccomando prima di qualsiasi altra valutazione di non investire mai in criptovalute più monete euro di quanti siamo disposti a perdere senza che questo ci crei un problema nella vita di tutti i giorni. L'ho detto, l'ho ripetuto, purtroppo chi non ha seguito questa semplice raccomandazione si trova ora in un momento di panico. Quindi cosa fare? Valutiamo di prepararci ad uscire alla prima occasione utile. In che modo? Ci sono varie strategie per entrare e per uscire. Non è neanche detto che dobbiamo scaricare interamente tutti i nostri Bitcoin ed uscire completamente dal mercato. Però se stiamo attraversando male questo momento, significa che abbiamo investito troppo. Dobbiamo correggere la situazione togliendo un pochino di soldi dai Bitcoin per rimetterceli sul conto corrente. In che modo? Tramite una delle strategie che possiamo individuare fra poco. Il primo suggerimento va a chi proprio stia vivendo con ansia e con angoscia e si stia rovinando la vita perché in questo momento Bitcoin sta andando male. Ora amici, guardiamoci bene in faccia, non c'è nessuna garanzia che il prezzo della criptovaluta riparta nei prossimi mesi. Ci si aspetta che sia così, ma in questo momento non ci sono garanzie. Quindi se vivete con l'angoscia e avete un grosso nodo alla gola, procedete in questo modo. Prendete il capitale del quale volete disfarvi di criptovalute, dividetelo in due. Il primo 50% vendetelo immediatamente. Probabilmente perderete un sacco di soldi, ma comunque ne porterete a casa una parte e questo vi dovrebbe calmare almeno nell'immediato. Per quanto riguarda l'altro 50% della cifra di criptovalute della quale volete liberarvi, vendetela tramite il metodo progressivo che abbiamo indicato in un altro articolo precedente. Quindi all'aumentare del prezzo di Bitcoin, della criptovaluta della quale volete liberarvi, scaricate via via sempre di più. Fatto questo, arriverete a una situazione nella quale se avete venduto tutto, vi raccomando e vi sconsiglio di rientrare di nuovo, perché probabilmente un mercato così volatile vi induce uno stress che non fa per voi. Non c'è assolutamente niente di male. Ora amici, sono sicuro che vendendo in un momento di magra come questo si perderanno tanti soldi, però per chi sta vivendo male la situazione non c'è veramente altra soluzione intelligente da fare se non appunto disfarsi del capitale o in eccesso oppure completamente per poi rimanerne fuori. Non c'è niente di male. Chi invece abbia una quantità d'ansia più modesta e sia in grado di sopportare un pochino di stress e potenzialmente di perdere tutto il capitale, non lo dimentichiamo che anche questa è sempre un'eventualità, raccomando di fare HODL, ovvero di conservare le criptovalute. Come si fa a holdarle, come si dice nei gruppi Facebook italiani? Semplicemente prendiamo tutte le monete, se ancora le abbiamo su un exchange online come Binance, Coinbase, KuCoin, uno degli altri di cui abbiamo parlato, e spostiamoli su un borsellino offline. Teniamo duro, stringiamo i denti, conserviamo le monete sul nostro PC al sicuro. Per quanto tempo? Nessuno lo sa dire, però c'è buona speranza che nel giro di 4, 6, 8 mesi, oppure un anno, due anni, nessuno lo sa, il mercato possa ripartire e a quel momento potremo eventualmente decidere di vendere le monete oppure valutare di nuovo la situazione. Questa in assoluto è probabilmente la strategia migliore, però ripeto che ci espone al rischio di perdere interamente il capitale e quindi è qualcosa che consiglio solamente a chi sia proporzionalmente ben bilanciato nel mercato delle criptovalute e non ci abbia messo i risparmi di una vita. Naturalmente c'è anche la strategia più aggressiva ed è quella che generalmente si legge su Reddit e su tutti i gruppi specializzati, ovvero quello di fare buy the dip. Che cosa significa? Comprare l'andamento di prezzo negativo in modo appunto da portare a casa una buona quantità di monete e per poi rivenderle una volta che il prezzo salirà.
Ora, personalmente credo che se non abbiamo già investito i nostri 1000 euro completamente nelle criptovalute, possa essere una ottima idea incrementare il nostro posizionamento, la nostra esposizione a questo mercato. Se però siamo già opportunamente allocati in criptovalute, abbiamo già messo precedentemente una cifra che avevamo battezzato come il massimo che eravamo disposti a spendere, andare ad investire in un momento in cui il mercato sta scendendo significa andare a forzare un po' la mano, quindi andare ad aggiungere benzina sul fuoco, cioè andare a potenzialmente peggiorare la propria situazione. Quindi, riassumendo l'ultima strategia, buy the dip, se pensiamo di avere ancora un po' di moneta che possiamo investire in criptovalute senza che questo ci crei un problema sul breve e medio periodo, per l'amor di Dio, è un ottimo momento per entrare ed incrementare la nostra posizione. Se invece siamo già completamente allocati, abbiamo già messo dentro tutto quello in precedenza che abbiamo stabilito fosse il massimo che potevamo rischiare, non andiamo ulteriormente ad incrementare il nostro borsellino di criptovalute. Ripeto, perché non c'è nessuna garanzia che effettivamente riparta. In ultimo, credo che i momenti di magra e di difficoltà del mercato siano un ottimo, ottimo momento per imparare e per guardare sia avanti che indietro. Personalmente, al prossimo momento di crescita delle criptovalute, ho intenzione di iniziare a vendere. Spiego la mia posizione. L'ultima volta che le criptovalute erano ai valori massimi, ho semplicemente attraversato tutto il periodo senza preoccuparmi di portare a casa un pochino di guadagni. Quindi, personalmente, in questo momento, il denaro che ho investito in criptovalute non mi è mai tornato indietro, è tutto immobilizzato e congelato in criptovalute. Alla luce del drastico crollo che c'è stato in questi giorni, credo che in futuro mi sono già organizzato puntando una serie di allarmi che mi ricorderanno di vendere una quantità importante di monete non appena raggiungeremo i massimi del passato. Quindi una volta che raggiungeremo i valori massimi dell'ultimo ciclo di decollo delle criptovalute, personalmente scaricherò una buona parte delle criptovalute in euro. Ovviamente nessuno mi dice che questa sarà la strategia giusta, perché nessuno vieta naturalmente che una volta raggiunto il massimo precedente il mercato non continui a crescere, magari raddoppiando o triplicando. Però alla luce degli avvenimenti odierni, alla luce del fatto che al massimo precedente non ho smosso assolutamente niente in termini di criptovalute e che succederà sicuramente che dopo il prossimo decollo verticale ci sarà un altro drastico calo, ho deciso appunto di procedere in questo modo. Quindi allarmi impostati sul massimo della volta precedente per quanto riguarda Bitcoin, Litecoin, tutte ARK, Navcoin, tutte le altre criptovalute che possiedo o che ho consigliato nei miei video precedenti, ne scaricherò una buona parte. Se perderò dei soldi, così sia, eventualmente le ricomprerò al prossimo crollo, che in caso il mercato dovesse decollare, un crollo successivo ci sarà sicuramente, perché è fisiologico che succeda questo. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!